Benvenuti, quest'oggi vorrei spiegarvi il perché la Smart Mastoplastica non può essere eseguita in tutti i pazienti. In linea di principio non esiste un intervento che possa andare bene per tutti. Ogni intervento va customizzato, quindi adattato paziente per paziente. Ma la Smart Mastoplastica, che è un'innovativa tecnica che ho descritto alcuni anni fa, ha delle indicazioni specifiche per poterla eseguire. In primis, fondamentalmente, c'è bisogno di ipoplasia mammaria, quindi l'assenza di volume mammario, ma soprattutto l'assenza di tessuto flaccido, ptosico, al di sopra. Questa è la prima controindicazione assoluta. Questa tipologia di intervento non può essere eseguita se del tessuto è eccedente, quindi va liftato. Una seconda controindicazione assoluta è rappresentata dall'asimmetria del solco mammario. L'asimmetria del solco mammario è una condizione non così infrequente, paradossalmente. Quando è presente è importante intervenire con un accesso attorno all'areola che permetterà meglio di camuffare questa asimmetria, perché nel momento in cui noi andassimo ad incidere lungo il solco, come nel caso della Smart Mastoplastica, andremo paradossalmente ad esacerbare la differenza non di altezza del solco, ma la differenza di rotazione dei due capezzoli. Terzo e non ultimo, è molto importante evitare di seguire la Smart Mastoplastica quando abbiamo una condizione nota come Constricted Lower Pole, ovvero quell'indicazione in cui la ghiandola è piccola, ma il polo inferiore della mammella è totalmente attaccato al torace. In questo caso la Smart Mastoplastica non è la buona risposta ai nostri quesiti. Quando invece ci troviamo dinanzi a un seno piccolo, simmetrico e senza grosse anomalie, la Smart Mastoplastica è la tecnica perfetta per avere un aumento volumetrico del seno con una breve degenza.